Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi sono qui per darvi qualche consiglio su dove comprare scontati, molto scontati, i vostri manga, i vostri fumetti, i vostri graphic novel e anche, perché no, libri e DVD. Partiamo dicendo che innanzitutto io i miei acquisti li faccio un po' ovunque online, quindi su Amazon, dove spesso si trovano anche sconti davvero molto molto grossi, anche e soprattutto sui Reminders. Ad esempio, pochissimo tempo fa stavo cercando Fatherfucker, che è il libro di Shungiko Uchida, che dovevo intervistare al Nipop, e mi sono fatto un giro, diciamo, online per trovarlo, e su Amazon era scontato del 65%, quindi praticamente su un prezzo di copertina di 16-17 euro, io l'ho pagato tipo 4-5 euro, una cosa del genere. Quindi Amazon sicuramente è uno dei primi siti consigliati, perché spessissimo ci sono volumi e altre cose scontate, e poi se gli oggetti che volete li mettete nella vostra lista desideri, a volte Amazon vi avviserà anche qualora dovessero esserci degli abbassamenti di prezzo su quell'articolo. Un altro sito da cui acquisto spesso è la Feltrinelli Online, dove spesso ci sono sconti del 25, del 30, del 35, fino ad arrivare anche qui a volte a circa il 60% di sconto. Chiaramente bisogna guardare questi siti con regolarità. Stesso discorso per ibs.it, dove spessissimo ci sono questo tipo di sconti, e poi anche su Mondadori. Su Mondadori, dove ho fatto questi tre acquisti che vi faccio vedere recentemente, al 30%, quindi un buonissimo sconto. Il secondo volume di Quebrada, Aiuto di Isaac Friedel e I Young della Bao, sempre scontato del 30%, che su un prezzo di 18 euro vuol dire pagarlo circa 12-13 euro, e WYSIWYG, questo bel cartonatone che veniva a 24 euro, di Ed Piskor, sempre su Mondadori Store, appunto, pagato a un prezzo che era, se non sbaglio, di 14-15 euro, quindi su un 24 euro, diciamo, che sono degli ottimi sconti davvero, che possono aiutarvi a prendere tanta roba in più rispetto a quella che potreste prendere senza sconto. E in più, sempre per quanto riguarda Mondadori, ho anche questa carta, la carta che fa parte del premio, del concorso a premi Payback, anche se qui c'è scritto Mondadori Card, perché io appunto l'ho fatta con Mondadori, ma come vedete qui sotto ci sono tantissimi altri esercenti, diciamo, convenzionati, quindi potete prendere i vostri punti anche facendo benzina alla Esso, facendo la spesa al Carrefour e tanti altri modi diversi. Accumulando punti si avranno dei premi o a scelta degli sconti extra, come ad esempio su Mondadori Store, dove, se non sbaglio, per ogni 1000 punti ci sono 5 euro di sconto, e quindi in più rispetto al 30% di sconto con cui ho pagato questi volumi, ho anche tolto 5 euro, se non sbaglio, dall'ordine. E dico 5 euro se non sbaglio perché dovrei avere 4-5 mila punti, quindi ho sicuramente più di 5 euro, ma se non sbaglio se ne può usare uno solo per ogni ordine, andando quindi effettivamente a risparmiare un bel po'. E poi, oltre a tutti questi siti che vi ho detto, quindi Mondadori Store, la Feltrinelli, IBS, Amazon, c'è il sito dove si risparmia maggiormente prendendo però i volumi usati a circa il 50% di sconto, ed è libraccio.it. E di questo vi faccio vedere direttamente l'unboxing di quello che mi è arrivato, perché mi è arrivato proprio oggi, quando avevo intenzione effettivamente di fare questo video, e quindi ci mettiamo anche un piccolo unboxing in diretta, che so fa molto piacere a qualcuno che guarda, ed effettivamente è un tipo di video che poi anch'io mi ritrovo a guardare abbastanza spesso. Vedete, il primo volume, Londra in nero, veniva 15 euro, e appunto sul libraccio 8,10 euro, quindi sicuramente un ottimo risparmio. Questo è anche tenuto bene. Sul libraccio, chiaramente, essendo libri usati, potrebbe anche capitare a volte di non trovare dei volumi in condizioni ottimali, ma solitamente, diciamo al 90%, si tratta di volumi comunque perfetti, come ad esempio questo, che sembra uscito da una libreria, appunto, è come preso in fumetteria, è perfetto, non ha assolutamente nessun segno di usura, appunto per essere un libro usato, ed è Il nostro meglio di Tibui, di Oscar Inc., che veniva 26 euro, pagato 14 euro sul libraccio. Poi La fine della ragione, di Roberto Recchioni, che veniva 16 euro, pagato 8,64 euro,
perché appunto, come vi dicevo, è circa la metà del prezzo di copertina, quindi quasi il 50%, comunque va benissimo. E infine un libro che cercavo da un bel po' di tempo, una sorta di biografia di Manuel Agnelli, senza appartenere a niente mai. Non so se è una biografia o comunque un libro dedicato agli After Hours, questo non c'è scritto il prezzo, comunque anche questo era o a metà prezzo o, se non sbaglio, addirittura nei reminders, che vengono ancora meno di metà prezzo perché sono il 55% di base, e per alcuni periodi cambia anche andando verso il 60%, a volte il 65% di sconto. E anche lì, oltre ai normali libri come romanzi, biografie e quant'altro, ci sono anche appunto delle sezioni dedicate ai fumetti e alle graphic novel. Mi sono dimenticato di dire che la carta Payback di cui parlavo prima è ovviamente gratuita. Spero che questo video possa esservi utile per i vostri prossimi acquisti. Chiaramente il mio consiglio è di controllare abbastanza spesso questi siti, andando nella ricerca e scegliendo l'opzione che vi fa vedere i volumi presenti in archivio su quel determinato sito, ordinati per data di pubblicazione o comunque per data di uscita, in quanto così vedrete ovviamente le novità che non avete visto la volta prima. Se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, aprite il box informazioni qui sotto, condividetelo sui social. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!